Che però riparte il manco, ma con Galbiati ora prova a mettere nella zona di Del Sante, però non riesce a liberarsi del suo diretto marcatore. Ancora però ricomincia la Vibonese, poi ancora Caruso, palla ora Burato in possesso del pallone, alla fine serve nella zona di Sensi. Galbiati ora vede, alza la testa per vedere i propri compagni, alla fine serve questo pallone nella zona di Pietri Biasi. Ancora Pietri Biasi, ora prova il cross, vediamo la sua soluzione, alla fine un dribbling, alla fine manata secca, calcio di punizione in favore del Mantova. Pietri Biasi ha provato quindi la soluzione personale, ha fatto bene, perché se andava lì sul limite del fondo potevano essere guai seri per la Vibonese. Ora calcio di punizione in favore del Mantova al dodicesimo minuto del primo tempo, sempre 0-0. Vibonese che è partita invece molto forte, quattro calci d'angoli battuti, uno solo quello del Mantova. Adesso Mantova che sta forse leggermente uscendo dalla propria metà campo. Punizione in favore dei biancorossi con Galbiati pronto alla battuta. Vediamo tutta la Vibonese all'interno della propria area di rigore. Attenzione a questo cross, la palla e gol! Stiamo calmi sotto Fabrizio Lori. È andato a esultare, va bene. Mantova in vantaggio, 1-0. La rete realizzata da Del Sante. Mantova che passa in vantaggio. Bisogna stare calmi però. Bisogna stare calmi. Importante questo vantaggio al tredicesimo. Il cross di Galbiati sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il colpo di testa di Del Sante, la palla in rete. Matteo. Pallone in profondità, il colpo di testa tentato da Visconti, poi Sensi, Zaninelli, ricaccia lungo questo pallone nella zona di Pietri Biasi, prova la conclusione, gol! Mantova 2-0, mamma mia che inizio del Mantova, lancio di Zaninelli, Pietri Biasi 2-0, ma noi stiamo tranquilli, perché non si sa mai, tranquilli, 2-0 in favore del Mantova, le abbiamo viste di tutti i colori, tranquilli, 17esimo 2-0, Pietri Biasi, gol del Mantova, e sono due, stiamo molto tranquilli perché questo dovrebbe essere un mantra per tutta la partita, visto la stagione, ma applausi a Stefano Pietri Biasi che ha tirato un'incrociata dal limite, da appena dentro l'area, splendida, non lasciando scampo qui a Saraò, lanciato a rete in velocità, ha bruciato il diretto avversario, ha incrociato con una zampata di destro da finale, non play out come dicevi tu, ma che varrebbe ben altre platee, ben altri obiettivi. L'inizio è come lo volevamo, ora badiamo a contenere questo doppio preziosissimo vantaggio. Pallone ancora in profondità, tentato da metro di troppo, tra le proteste dei tifosi della tribuna. Corapi, pallone dentro, colpo di testa di Sereni, prova ora Del Sante, anzi Pietri Biasi si incarta un po', Pietri Biasi poi allarga nella zona di Franchi! Solo tre! Gol di Franchi! Ah, mamma mia! E che non capiti mai più! E che non capiti mai più di soffrire così! 3-0 per il Mantova! 44esimo minuto del primo tempo! 3-0 per il Mantova! Mamma mia!
Franchi gol, Matteo, parla a te che io non ce la faccio più. Emozioni forti, fin dall'inizio il Mantova mette il 3-0 a un minuto dalla fine del primo tempo, una pietra pesante su questa partita. Pietri Biasi ancora una volta determinante nella ripartenza del Mantova, la sua velocità, l'abbiamo detto dall'inizio, intanto è finito il primo tempo, può far male alla Vibonese, l'ha fatto in due occasioni, in questa occasione splendido anche Franchi perché destro, sinistro, sinistro, destro, alla fine è 3-0, è un 3-0 a fine del primo tempo, è oro. Mamma mia, comunque calma, 3-0 per il Mantova. Tutti e tre ha segnato, Del Sante, Pietri Biasi e Franchi, fine primo tempo, a dopo. Colossa, attenzione, Corapi, pallone dentro, scaccia via questa palla in qualche modo persa, arriva il pallone verso Salao. Addirittura verso il centrocampo a ricacciare questo pallone in profondità. Zaninelli, immenso, attenzione, regolare, Del Sante, dai, tiro, che non succeda mai più, io non voglio più vedere play-out, che non succeda mai più, 4-0, non succeda mai più, una stagione così, mai più. E attenzione, vabbè, neanche fossimo andati in Serie A, attenzione, 4-0, gol di Del Sante, tutti in piedi, sta per entrare Ciccio Graziani, che potrebbe essere, sarà sicuramente la sua ultima presenza con la maglia del Mantova. Per un grande calciatore, che emozioni ragazzi, mamma mia, che emozioni, 4-0, e chi? Mamma mia, ma faccio una domanda, Giulio, 91esimo, è finita secondo te? Io direi di sì, cioè prendere 4 gol in fase di recupero per andare supplementari, ovviamente ci permettiamo di scherzare, una sofferenza infinita lunga tutta la stagione, onore anche alla Vibonese che forse ha pagato a carissimo prezzo con l'1-2 Pietri Biasi Del Sante in avvio di gara dopo un a loro volta avvio ottimo, ma soprattutto onore al Mantova che dopo tante batoste in una stagione disgraziata riesce finalmente ad ottenere quel risultato che tutti sognavamo da tanti mesi. Quindi 4-0 la dichiariamo finita qui in attesa del triplice fischio e complimenti a tutti coloro che hanno dato l'anima per... Tanto Zaniele gli mette un po' di pepe nel finale, se non è bello, con una svirgolata. Comunque tutto è bene, ciò che finisce bene, complimenti a tutti, Zaninelli in primis, perché Zaninelli è uno dei simboli di questo Mantova, ha fatto una partita strepitosa, Ducarà non si è visto, Ducarà lo vogliono in Serie A, ma Zaninelli lo ha annullato. Comando che sia da monito, che non accada mai più, non deve più accadere, Mantova deve soffrire in questo modo per non retrocedere. Per fortuna questa squadra si è ricompattata e ha tirato fuori gli attributi nel momento giusto. Corapi, parata di Portesi, che anche questi portieri, mamma mia che stagione per tutti, compreso Bellodi. Con quello che sappiamo è stata forse la stagione più difficile degli estremi difensori che abbia mai visto Mantova. Ormai è finita. Eccolo qua, fischietto alla vodka. È finita, il Mantova è salvo e lo ripeto ancora una volta, che non accada mai più, invasione di campo, sembra una promozione, forse lo sarà, chissà, se non si iscriveranno 100.000 società, il Mantova paradossalmente con questa salvezza potrebbe addirittura guadagnare una categoria. Comunque sarà un'estate particolarmente calda che seguiremo sempre da Telemantova, e ricordo domani sera non perdetevi la pillola
di Piazza Pallone, speciale playout, sarà l'ultima puntata come quella del calcio sui maccheroni. E insomma, è finita questa stagione, io insieme a tutto lo staff della redazione sportiva ci teniamo anche a ringraziare i telespettatori, ma lo faremo praticamente ufficialmente il prossimo anno. Gianpaolo, Andrea, Matteo, Giacomo, tutti quelli che hanno seguito con grande apprensione, con grande ansia, abbiamo cercato di darvi le emozioni, il maggior numero di emozioni possibili di questa squadra che quest'anno ha conquistato una salvezza all'ultimo in una stagione tra virgolette fallimentare, ma che è finita straordinariamente bene con questo 4-0 del Mantova alla Vibonese, lo ricordo, con la doppietta di De Sante, il gol di Pietro Biasi e quella di Franchi, e ripetiamo che non accada mai più. È tutto.